Per me è una gioia incredibile e ritornare in questi posti, anche perché io sono cresciuto in queste zone. È l'unico posto dell'Inghilterra che io mi sento a casa mia, eppure sono molto lontano da Napoli. Io ho iniziato a lavorare qui in Inghilterra stampando sete inglesi quando era ancora David Evans e ho conosciuto quindi i grandi personaggi della storia della stamperia qui a Macclesfield. Sono andato a vedere anche il Museo della Seta, dove c'è un momento che si parla anche dell'azienda Marinella, quindi per me è un grande orgoglio ritornare in questi posti. Vivere in mezzo alla seta, vedere la stampa, sentire gli odori, vedere i colori, beh, per me è il massimo. E anche ritornare un po', più giovane, ma continuare a non perdere quella emozione che io quotidianamente vivo in negozio. Poi anche questa stampa che noi continuiamo a fare in un mondo che corre sempre di più e che quindi si va verso una digitalizzazione in tutte le cose. Beh, noi continuiamo a conservare questo posto un po' diverso da tutti gli altri, dove si respira un'atmosfera del passato. E qui chiaramente si continua a fare questa stampa fatta a mano, questi tavoli lunghissimi, questi ragazzi e questi artigiani che continuano ad andare avanti e indietro con questi pannelli, beh, insomma, inserendo ogni volta un colore diverso, è una cosa bellissima, quindi veder nascere non spingendo un pulsantino, ma andando avanti e indietro con questi rulli pieni di colore, beh, insomma, veder nascere un tessuto, una cravatta dalle mille sfaccettature è una cosa bellissima. L'emozione che mi dà questa stampa, io continuo a farlo sempre con la stessa intensità, con la stessa voglia, ma principalmente con lo stesso amore.